In questo video vediamo quali manutenzioni è possibile fare in casa ai mobili antichi o anche soltanto vecchi senza rivolgersi ad un restauratore. E soprattutto ci occuperemo di questo mobile degli anni 70 che non è stato trattato molto bene e ha parecchi problemi. Qui ad esempio vediamo come è tutto sbeccato, tutto rovinato, la lucidatura è andata via fino a che è venuto fuori il legno, ci sono botte praticamente dappertutto, tutte le cornici sono pressoché rovinate e anche quassù vediamo sul bordo sotto al piano. Sono dei problemi che spesso riscontriamo sui mobili vecchi. Anche la lucidatura non è messa benissimo, rimane piuttosto opacizzata. Qua sopra altri graffi, abbiamo problemi di tutti i tipi. È un peccato buttarlo anche perché è carino. Qua abbiamo anche le antenne intarsiate. Questa è intarsiata a questa maniera, quest'altra ha lo stesso disegno, però in più vediamo questa. Sembrano come se ci fosse qualcosa che ha tutti i buchi. Questo è perché quando è stato incollato, come io ho fatto con il lavoro di intarsio, che se non avete visto vi metto qua, io ho messo tutta carta gommata. In questo caso hanno messo un foglio di carta traforata a questa maniera, che sotto c'era la colla, e poi non hanno carteggiato bene, non hanno portato bene via tutta la colla e è rimasto sporco a sta maniera. Però nonostante questo piccolo problema è sempre un mobiletto carino e non è molto antico, ha una cinquantina d'anni più o meno, anche un pochino meno, e ora vediamo come sistemarlo. Ma prima di passare al lavoro su questo mobile degli anni 70, vi svelo un piccolo segreto per risolvere un problema che hanno tutti quelli che hanno in casa un mobile antico e non conoscono questo piccolo trucco. Mi riferisco ai cassetti che non scorrono. Quando un cassetto non scorre, significa che il legno non è lubrificato e di conseguenza, oltre che abbiamo il fastidio di dover far forza per aprire e chiudere il cassetto, abbiamo anche il problema che le guide si consumano parecchio e poi dobbiamo rivolgerci al restauratore e rifare le guide. La soluzione è molto semplice: una candela e la sfreghiamo sia sul fianco che soprattutto sul sotto. Qui è molto importante lubrificare questa parte. E una volta fatto questo lavoro, per qualche anno questo cassetto scorrerà perfettamente. A questo punto passiamo al mobile un po' più serio, dove abbiamo bisogno di fare un lavoro un pochino più serio. La prima cosa da fare è passare un qualche rilucidante, questo è tipo un olio. Un tempo si usava olio paglierino oppure olio rosso, con un'aggiunta di un 30% di petrolio bianco in modo che si assorbe meglio e si asciuga prima. E ora ci sono dei prodotti più idonei che lasciano la superficie assolutamente non unta, quindi non si attacca la polvere e viene anche meglio che con l'olio paglierino o olio rosso. Potete usare come è sempre stato usato olio paglierino o olio rosso, i prodotti tradizionali sono sempre buoni sui mobili antichi quando si parla di restauro o comunque manutenzione di mobili antichi. A me piace questo prodotto, mi ci trovo molto bene, questa è la confezione vecchia, la confezione nuova è rotonda, ma abbiamo lo stesso disegno. Semplicemente per passarlo si prende uno straccetto, questo è del pannocarta, e lo passiamo su tutta la superficie e già vediamo come gran parte dei graffi e delle botte scompaiono. La lucidatura riprende tono e ritorna il mobile alla bellezza quasi originaria. Non tutto scompare, e quindi ora passiamo tutto il mobile a questa maniera e poi vediamo come risolvere quello che non sparisce con quest'olio qua.
Non esiste soltanto quest'olio, ad esempio la Pronto produce un olio che si chiama olio restauratore. Credo sia altrettanto buono, ma non l'ho mai provato. Io ho sempre lavorato con quest'olio qui, come vedete, dà ottimi risultati. Quindi andiamo avanti e vediamo che succede. Anche qui facciamo una prova con quest'olio e vediamo che succede. Ecco qua. Non è scomparso completamente, c'è ancora qualcosina, però diciamo che i risultati sono molto buoni. Con l'olio paglierino o con l'olio rosso i risultati sarebbero simili, solo che appunto abbiamo il problema che la superficie rimane più unta. Poi, fra l'altro, questo prodotto è anche molto piacevolmente profumato. Perfetto, vediamo già come il mobile con una semplice passata di olio abbia già recuperato molto del suo tono. Quest'olio lo potete trovare in tutte le ferramenta o negozi per belle arti, ferramenta diciamo organizzate per falegnameria, restauro e questi lavori di questo tipo. Non so, ad esempio in provincia di Macerata potete trovare da Piermarini nella zona industriale di Corridonia, per la provincia di Ancona c'è la Ferramenta Berti vicino a Castelfidardo, vicino alla frazione Crocette di Castelfidardo, oppure nei pressi di Certaldo, nel comune di Gambassi, ma a 2 metri al confine con Certaldo c'è il negozio Colore e Colori. Questi sono i negozi dove so che potete comprare quest'olio che funziona assolutamente bene, come tanti altri prodotti per il restauro. Come anche questi prodotti che ho comprato da Berti, dalla Ferramenta Berti di Castelfidardo. Allora, vi posso dire anche i prezzi, quanto ho pagato. Lo stick di cera che userò per chiudere i buchi l'ho pagato 1,40 euro, il ritocco liquido 3,85 euro, e infine un pennarello che poi vedremo come funziona, 2,45 euro. Questi ci serviranno per tutte le varie sbeccature, le varie abrasioni che non sono scomparse con l'olio, che grazie al cielo non sono molte. Ad esempio, queste abrasioni che vedete qui, prima ricorderete come era molto più rovinato, con l'olio è scomparso più del 90% dei problemi che c'erano, però qualcosa è ancora rimasto. Non essendo una cosa particolarmente grave, risolverò con questo pennarello color noce medio, quindi gli ridiamo colore a questa maniera, molto semplicemente. Ecco qua. Ed ecco che è sparito. Ora alla stessa maniera passerò tutto il resto del mobile. Qui abbiamo qualcos'altro. Ok. Ora passerò tutto il mobile, tutte le sbeccature minori con questo pennarello e poi vediamo come fare per quelle un po' più importanti. Ecco, su questa zampa ad esempio il lavoro è un pochino più complesso. Prima passo il pennarello in queste parti dove il problema è minimo e poi ci dedichiamo. Ok, e ora vediamo qua. Qui il pennarello non basta perché qui è proprio andato via, addirittura ci vorrebbe lo stucco, però sarebbe un lavoro un pochino più difficile per voi da fare a casa. Quindi userò il ritocco, diciamo questo è ha un pennello dentro, un pennello che è quasi inutilizzabile. Io vi consiglio di versare questo su un barattolino, una tavolozza, non so, vedete voi, e poi con un pennello fatto un po' meglio. Questo è sempre in questo tipo di ritocco qua, non so perché, non ho mai visto un pennello utilizzabile. E questa praticamente è una finitura
della tinta, per cui non fa soltanto da colore, ma ridà anche la finitura, la lucidatura, per cui è anche un prodotto più duraturo. Ecco, vedete che così si vede molto bene. Non è certo scomparso perché appunto mancano proprio i pezzi, qui ci vorrebbe lo stucco. E questo, ecco, è un prodotto, una boccetta così piccolina, appunto costa, mi sembra, 4 euro e più, non mi ricordo. E potrebbe essere molto più economico se ve la fate da soli con della gomma lacca a cui aggiungete un po' di tinta assolvente. Nei negozi per bricolage, sulle ferramente dove trovate questi prodotti, trovate anche la tinta assolvente per scurire la gomma lacca. Vi costa decine di volte meno, ovviamente. Però se dovete fare soltanto piccoli lavori, va bene anche così. A questo punto l'ho messo a terra, così possiamo vedere la forma complessiva del mobile, ma soprattutto ora possiamo guardare il piano. Il piano, come vedete, è decisamente la parte più compromessa, ci sono graffi profondi, qui è impossibile andare con il pennarello, sarebbe anche inutile all'interno di questi graffi e sarebbe anche molto difficile andarci con il pennello con il ritocco liquido, per cui ci passerò su questo piano della cera colorata con una spugnetta. E una volta passata la cera, passiamo con uno straccio per togliere la cera di troppo. Come vedete, ancora i graffi si vedono abbastanza, ma si sono molto attenuati. Non è un lavoro perfetto, ma con il pennarello o con il ritocco liquido non avremo sicuramente fatto di meglio. E la soluzione ideale sarebbe rilucidare tutto il mobile, ma questo sarebbe un lavoro molto costoso. E comunque non è una cosa che potete fare da soli a casa vostra. Lo scopo di questo video è far vedere quello che potete fare da soli a casa. A questo punto abbiamo questo problema qua. Qui abbiamo un buco che dovrebbe essere un chiodo, non dovrebbe essere un tarlo, ce ne sono anche altri in giro. E per chiudere buchi come questo di chiodo o di tarli, quello che sia, ci interessa poco, potete risolvere molto facilmente. Prendete uno stick di cera, ne staccate un pezzettino, fate una pallottolina scaldando la cera fra le dita, la infilate dentro al buco, tagliate via con l'unghia quello che è di troppo, la cera deve essere dello stesso colore o preferibilmente leggermente più scura. Una sfregatina con un panno carta, uno straccio, qualunque cosa, e ecco che il buco è scomparso. Per cui, tirando le somme, se avete un mobile da recuperare, l'olio, sia che sia un olio tipo il Tecche o l'olio restauratore La Pronto o qualunque altro olio di questo tipo, lo potete passare anche una volta all'anno, non ci sono problemi. Anche l'olio paglierino va benissimo, allungato con un 30% di petrolio bianco. Questi sono prodotti che si possono dare tranquillamente tutti gli anni. Occasionalmente si può passare la cera colorata, non neutra, perché altrimenti negli incavi rimarrebbe la cera che non riuscite a portarla via con lo straccio. E piano piano, o poco alla volta, si formeranno dei aloni bianchi, dei contorni bianchi all'interno degli incavi, all'interno delle cornicette. Per cui alla fine non sarebbe una cosa molto estetica. Vi consiglio di usare quindi una cera colorata, ma anche la cera colorata non vi consiglio di usarla troppo spesso, perché ogni volta che usiamo la cera colorata scuriamo di un pochettino il mobile. Quindi se tutti gli anni diamo una passata di cera, dopo 20-30 anni il mobile sarà molto più scuro di come era quando lo abbiamo comprato. Per fare ritocchi di piccole sbeccature, piccoli graffi,
Ci sono dei pennarelli colorati, di molti colori, quindi dovete scegliere il colore più adatto al vostro mobile, noce, mogano, ciliegio, eccetera. E, se il problema è un po' più serio, potete usare dell'olio, del ritocco liquido con il pennello. Ripeto, in queste bottigliette, anche di altre marche, non c'è mai un buon pennello. Vi consiglio di usare un altro pennello più idoneo. E per i buchi li potete chiudere con la cera, molto semplicemente. Vi sconsiglio alla massima potenza di usare alcol, che è il solvente naturale della gomma lacca. La gomma lacca è in genere il prodotto con cui vengono lucidati i mobili antichi, per cui se usiamo l'alcol rischiamo di fare un disastro. L'acqua con moderazione, magari uno straccio per spolverare molto ben strizzato, non deve lasciare gocce perché anche l'acqua alla gomma lacca non fa molto bene. L'ideale è spolverare con un panno in microfibra e una volta ogni tanto dargli una passatina di olio e solo occasionalmente cera colorata. Infine, ho la gioia di annunciarvi che ho scritto un libro, un opuscolo, un piccolo libretto in cui ho messo tutti questi consigli che vi ho dato e anche delle altre cose, su come recuperare, come mantenere un mobile antico, e vedrete che vi sarà molto utile, è un libretto sintetico, piccolino, una piccola guida, ve la posso anche far vedere. Ed ecco qua, signori e signori, dopo il volume, Come vivere 120 anni che tutti conoscete, ho voluto scrivere anche questo volume, Come far vivere il tuo mobile 1200 anni. Se seguite i miei consigli, il mobile 1200 anni ci vive, voi non lo so, ma un pezzo di là ci arrivate. Per cui, compratelo, lo trovate nelle peggiori librerie e a questo punto, non mi sento molto bene, per cui, vi saluto e vado a cercare un buon giornalista che mi curi per bene.